Signore, salvami! Le carcasse hanno attirato un branco di lupi. Vergine Maria! Sei stata morsa dai lupi? No, sto bene. Grazie, Danese. Io ti chiedo scusa. Non serve, ma dimmi che è successo. Queste belve cercavano carne fresca. Intendo dire perché ti trovo vicina a un animale morto. Sto cercando la mia mucca da latte. È scomparsa. E l'hai trovata? No, ma ho trovato un'ascia danese. Appartiene a Rodgar, il capo della sua banda. Sai per certo che l'ascia è sua? Sì, la brandisce sempre per il villaggio, chiedendo birra. Parlerò con questo Rodgar e con i suoi. Quella donna crede che una banda di guerrieri sia responsabile della mattanza. Non abbiamo altri indizi. So chi sono quegli uomini. Stanno in una chiesa vicino alla fattoria di Breezley. Su, andiamo da loro. Il loro capo, Rodgar, è un grand'uomo, seppur pagano. Non è un macellaio. Hai delle opinioni curiose, Wulfhild. È una mente piuttosto aperta. Potrei dire lo stesso di te. Molti pagani parlerebbero di stregoneria o di mostri, ma tu cerchi una causa terrena. Ho visto molte cose strane, ma spesso le risposte sono a portata di mano, anche se nascoste. Vero? Ma in questo caso la Chiesa mi ha chiesto di spiegare l'inspiegabile. E a volte la soluzione può essere più che profana. E la tua Chiesa accetta le tue idee profane? Le tollera. Lucifero è un ingannatore. E Dio stesso opera in modi misteriosi. Dunque, devo considerare ogni possibilità, terrena o soprannaturale. Ed è per questo che tolleri una pagana come me? Forse. O forse tutti noi, pagani e cristiani, viviamo circondati da un mistero più grande. Cosa non va, Eivor? La banda di Rodgar è sempre chiassosa, ma qui regna il silenzio. Sta indietro, badessa. C'è aria di sangue. Rodgar e i suoi erano brave persone. Sii cauta, Wulfhilda. Forse siamo ancora in pericolo. Il loro capo, Rodgar, non lo vedo tra i morti. Scoprirò dov'è. Vedi, altra muffa fresca. La stessa delle mucche nei campi. Il popolo pensa che sia il marchio del demonio. Tu cosa dici, Eivor? Dico che la muffa ci porterà all'assassino. Eivor, guarda! Altro sangue! Qualcuno è salito nel sottotetto, forse trascinando un corpo. Gli stessi segni già visti. Morsi e corpi straziati. Non sono ferite d'armi. Quale demone è in grado di sterminare tanti guerrieri ben armati? Rodgar dormiva spesso nel sottotetto. Hai controllato? Indietro! Stai indietro! Posso ancora ferirti! Tu sei Rodgar, il capo della banda. Sì!
Sono un fiero razziatore del Finnmark. Per quel poco che mi resta. Ho brutte notizie. I tuoi guerrieri sono caduti. Chi o cosa vi ha fatto questo? È stato un mostro orrendo. Ci ha uccisi mentre rideva. Rideva. Ha spezzato la mia ascia e mi ha trafitto. Io sono venuto qui a morire. Che cos'era? L'hai visto? Un orrendo Jotun. Un mostro notturno venuto dall'ignoto. Parlava di sé come Grendel. Dice che tornerà. Bene, allora lo attenderemo insieme, tu ed io. Non posso. Ho ferite troppo gravi e il mio spirito mi abbandona. Mandalo a Helheim per me. Cavalca con le Valchirie, amico. Mi occuperò io di questo Grendel. Non mi importa quanto sarà mostruoso. No. Aspetta. C'erano due... Nascondiamoci. Non dobbiamo allarmare il demone. Aspetteremo qui che torni a mostrarsi. Guerriera, riposati. Rimarrò io vigile. In preghiera. Wulfilda, zitta! Qualcosa si muove. Bestia! Ora morirai! No, amore! Gioca! Gioca! Grendel vuole solo gioca! Tu fa male, Grendel! Mamma, voglio tornare a casa! Per tutti i santi del cielo! Che... razza di mostro sarebbe quella cosa? Non un mostro, ma un uomo. Difficile crederlo, ma Grendel è... era... un uomo. Ma cosa mai lo avrà generato? Ogni uomo ha una madre. Lui ha cercato di chiamare la sua. E tutti noi abbiamo un'anima. Anche i mostri. Signore, perdona a questo uomo i suoi peccati e accoglilo nella tua eterna grazia e nel tuo amore. Muffa, ovunque. Resta qui, Wulfilda. Seguirò la traccia. Eterno riposo, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Che questo riposi in pace. Grendel ha lasciato una scia di muffa. Ma da dove?